Ci sono gli studi in corso, vedremo i risultati. Certo, come al solito questi farmaci, più possibilità, diciamo, di utilizo, perciò dall'utilizzo orale, sottocutaneo, all'infusione, abbiamo, meglio è la praticabilità di questi trattamenti. Per cui io non vedo nulla di particolare, ovviamente, se non si modificano i meccanismi di farmacocinetica e farmacodinamica, in qualche modo possono regolare differenti tipi di vie prescrittive a seconda della singola molecola. Sì, chiaramente in questa condizione non parliamo di biosimilari, ma Di un parliamo di farmaco, sì. un'autorizzazione all'immissione in commercio completa, perché è evidentemente una via di somministrazione diversa. C'è molta discussione su questo aspetto, che vorrei non affrontare perché è un problema molto scottante. Viene suggerito che molto spesso delle industrie farmaceutiche di originatore, nel momento in cui sta finendo la copertura brevettuale, passino alla via sottocutanea per garantirsi io non so se questo è vero o non è vero, ma è chiaro che il biosimilare deve rispettare sempre la modalità di somministrazione dell'originatore per cui è scaduta la copertura brevettuale. Prossima domanda. Questo abbiamo un po' risposto, però, come sono sviluppati e approvati i medicinali biosimilari nella UE, anzi direi che il professor Canonica è stato molto, molto illuminante da questo punto di vista e ci ha anche spiegato poi le differenze un po' con l'FDA e quindi insomma quanto diciamo, l'EMA si è fatta garante ed è garante veramente della qualità e del percorso di approvazione dei medicinali biosimilari. Quindi direi che Vorrei abbiamo. sottolineare che ci sono adesso diversi casi in cui i farmaci biosimilari non sono stati approvati dall'EMA, proprio perché non davano le garanzie oppure avevano delle piccole differenze. Nel momento in cui avevano delle differenze non tanto di efficacia, ma nelle caratteristiche farmacocinetiche, non è che il farmaco non veniva buttato, ma non poteva essere autorizzato come biosimilare, ma come molecola innovativa e quindi doveva fare la procedura completa e avere l'indicazione uno per uno, insomma, così, a volte determinando confusione. Questo è un caso di eritropoietina che hanno dei nomi particolari, Z, Teta, uno è biosimilare, l'altro è originatore, e si differenziano proprio perché uno è un originatore, l'altro è il biosimilare, con vantaggi e svantaggi di tutte e due le Ecco, condizioni. vorrei anche ricordare che noi siamo, ad esempio, in Italia in un sistema regionalistico, cioè ricordiamoci che molto spesso i farmaci approvati non sono sempre gli stessi in tutte le regioni, anzi ci sono delle gare per le quali soprattutto i farmaci sono, tra virgolette, in competizione tra di loro, per cui è possibile perché un paziente abbia alcuni farmaci biosimilari disponibili in una regione e non in altri, e questo ovviamente fa parte un po' del gioco di una strutturazione del nostro sistema sanitario nell'ambito di questi farmaci molto regionalistico, per cui ovviamente anche i prezzi, i costi, c'è cioè tutto differente da regione a regione, spesso, ecco, questo ovviamente complica ancora un pochino di più le cose, ma concettualmente questo è quello che il nostro Stato ha scelto, cioè quello di una gestione regionale dei costi del sistema sanitario nazionale. Sì, che devo dire è praticamente presente anche in quasi tutto il mondo, Mondo, sì. insomma, non è una, salvo la Francia, che ha un sistema nazionalistico fino a quando, non lo so, però ecco, io ricordo sempre che in UK, in Inghilterra, uno è trattato in base al CAP, al numero del codice di riferimento postale, in Spagna alla regione, all'ospedale e così, quindi non ci dobbiamo spaventare, è chiaro. E che è auspicabile che si raggiungano delle modalità di accesso simili, comuni, condivise, anche per garantire eventualmente la continuità di utilizzazione nello spostamento di un paziente da regione a regione.